possiamo avere una produzione illegale a livello di produzione e di finanziamento della produzione, anche se è abbastanza difficile. Per quanto riguarda i trasferimenti, i traffici appunto di armi e smuggling di armi, e su questo appunto ci ha parlato ieri Sergio Finardi, e per quanto riguarda appunto il commercio, abbiamo fattori come la corruzione, mazzette, il brokeraggio illecito, fondi neri, il riciclaggio di denaro. In tutta questa parte che, come vedete, è molto più ampia, è la parte finanziaria. E questa invece è una cosa molto interessante, ritornando a quanto diceva la prima parte del Sipri. Se io rifaccio lo stesso schema pensando al livello di segretezza che c'è oggi nel mondo, cosa scopro? Anche qui è concettuale, è un framework concettuale, c'è un modo di, per aiutarci a ragionare. Scopro che la produzione, i trasferimenti e possono essere appunto non segreti, e quindi sono bianchi, sono trasparenti. Ci può essere un livello di segretezza messo da uno Stato, no? in quest'area qui. Comunque ci può essere la violazione di un livello di segretezza, no? E a livello di trasferimento, e la violazione di un livello di segretezza a livello di finanza. C'è tutta quanta un'area di violazione, ma ancora una volta c'è un livello di segretezza che riguarda soltanto il mondo finanziario. Quindi i due schemi sono di fatto uguali, sovrapponibili. Cioè, la dico con un assioma, diciamo così: maggiore è il livello di segretezza, più grande è la possibilità di illegalità. E maggiore ovviamente è il livello di trasparenza, minore è il livello di illegalità. Quindi, ma è ovvio, non è così ovvio. Non si può pensare. E allora, perché questo ci dà una seconda conclusione. Dobbiamo assolutamente cercare e fare in modo di aumentare tutti i livelli di trasparenza possibili e immaginabili. Perché solo avendo trasparenza possiamo avere il controllo e riduciamo, o possiamo perlomeno ridurre, la illegalità. L'ambito della trasparenza deve riguardare sia la produzione, sia i trasferimenti, sia appunto lo stesso commercio. E adesso veniamo un attimo a livello